altri studenti, e come lo testimoniano i suoi studenti stessi dei vari mastermind, dicono: io comprando i tuoi corsi, quello 1000, quello 2005, avrò speso nel corso del tempo più di 12.000-15.000 euro in formazione. E quelli che recentemente hanno comprato tutti i corsi a 2.500 euro, cioè non ti senti un pochettino fregato? Perché poi quando c'è il culto del guru, ti si appanna un po' la vista e non riesci più a capire veramente quando qualcuno ti frega oppure no. Fa un caldo della Madonna, abbassiamo l'aria condizionata ancora di più, la temperatura. Quindi c'è il culto del guru, quindi se tu vai da quello lì e dici: senti, ma guarda che quello lì ha comprato le stesse robe, solo che tu hai speso 15.000 euro, quello 2005, ma no dai, io l'ho preso in anticipo, quindi ho avuto un vantaggio. Cercano in qualche modo di giustificare. No comment, questa è la prima. Poi, circa 3 webinar fa, a quanto pare c'era l'ultimo evento. Signori, iscrivetevi al webinar. Questo, sto parlando di 3 webinar fa, questo è l'ultimo webinar. Poi ce n'è stato un altro, poi ce n'è stato un altro, poi ce n'è stato ancora un altro. Quindi se tu dici questo è l'ultimo, accorrete perché è l'ultimo, la gente si iscrive in massa. Quando poi a distanza di mesi ne fai un altro, va che la gente non si è dimenticata. Vabbè che l'italiano medio ha la memoria corta, ma non si è dimenticata. E quindi, ok, lo puoi fregare una volta, due volte, alla terza, se arrivano queste critiche, queste cattiverie sui tuoi canali, un motivo ci sarà ed è anche giusto che sia così. Altra sponsorizzata, perché in questi giorni quando tu apri un video su YouTube era infestato dalle sue pubblicità, giustamente voleva che si registrassero più persone possibile all'evento, parole sue: registratevi all'evento, non devo vendervi nulla. E allora la gente dice: cazzarola, ci fa registrare un evento, l'evento durerà un'ora, magari due ore, non deve venderci nulla, è un evento imperdibile di sola formazione. E invece no. Ovviamente io non mi sono registrato perché sapevo che uno non è che, ragazzi, cioè anche voi svegliatevi, cioè uno non è che spende migliaia di pubblicità in ads e contenuti su Instagram e storie, tutto, uno non mette in moto tutto sto ambaradam se non deve venderti qualcosa. A pro de che uno spende migliaia di euro a fare pubblicità? A pro de che? Quindi se uno ti fa pubblicità, pagamento, iscriviti al webinar, è perché probabilmente deve presentarti qualcosa. Un prodotto, un qualcosa. E infatti non devo vendervi nulla, alla fine ha lanciato un nuovo corso, un nuovo prodotto, chiamatelo come volete, l'ha fatto. Altra roba, magari c'è gente che quella sera doveva uscire con la ragazza che gliel'aveva promesso: no, porca vacca, devo vedermi l'evento, se non lo vedo ora non lo rivedrò mai più. Quindi lascia il tuo nome, lascia i tuoi dati, lascia il tuo numero di telefono, così poi possono ricontattarti, fare email marketing, sms marketing, eccetera, quando poi avresti potuto rivederti l'evento gratuitamente qualche giorno dopo sul suo canale YouTube senza lasciare alcun dato. Fantastico, continuiamo così, grandissimo. Ritiro per sempre, e invece ovviamente sempre lì lo vedremo probabilmente ancora nei video a metterci la faccia, ma soprattutto anche a fare consulenze. Ho letto un pochettino i vari pacchetti che lui offre. Nei vari pacchetti ci sono alcune consulenze settimanali o mensili, non ho letto bene, ci sarà lui a farle in alcuni piani di abbonamento, quindi non si è ritirato, è sempre lì. Altra cosa molto importante, non so se vi ricordate che diceva: no ragazzi, l'abbonamento non funziona, l'ha detto ovunque, gli abbonamenti non funzionano, fate abbonamenti, non funzionano. Perché? Perché lui in passato fece l'abbonamento e dopo, penso qualche mese o qualche settimana, chiusero l'abbonamento perché non c'erano abbastanza iscritti e la cosa non era sostenibile. Voglio provare io a spiegarti perché non ha funzionato. Perché quella club, quell'abbonamento, alla quale non mi sono mai iscritto ma vedevo il calendario, cioè uno entrava dentro e non sapeva che contenuti aveva. Cioè tu non puoi far iscrivere una persona a qualcosa e quella persona non sa che cosa troverà dentro. E soprattutto c'erano tipo degli appuntamenti settimanali, adesso non ho capito bene, e negli appuntamenti settimanali non si sapeva in anticipo cosa si parlava. Io pago per entrare all'interno di un percorso che mi porti da A a Z, non che entro da qualcosa dove un giorno mi parli di questa cosa
settimana dopo impari quest'altra cosa. Se non c'è una continuità, un percorso preciso, la gente non paga un abbonamento. A meno che tu non faccia una roba tipo Netflix dove metti dentro tutto il mondo, però devi metterlo a basso prezzo così la gente sta dentro e sta lì per anni infiniti. Però quello è un altro tipo di abbonamento. Un abbonamento ad alto costo, a 700 euro al mese, qualcosa, 200-300 euro al mese, la gente te li dà se sa che ottiene veramente qualcosa, ma se butti dentro ogni tanto un contenuto di robe che c'entrano poco fra di loro, è difficile che questa cosa funzioni. Tant'è che appunto gli abbonamenti non funzionano, e alla fine è uscito con la sua piattaforma che funziona ad abbonamento annuo. E questa volta, credo che si sia capita, la lezione, i corsi, le lezioni, i vari corsi sono in ordine progressivo, quindi uno parte da zero, pian pianino sa che cosa deve vedere dopo, eccetera eccetera, più sei seguito, eccetera eccetera, e credo che questa cosa sia organizzata bene, e quindi se qualcuno paga credo che avrà qualche risultato rispetto al vecchio modello di abbonamento. L'italiano, come dicevamo prima, puoi dirgli qualche volta una bugia, glielo puoi dire un'altra volta ancora, glielo dici una terza volta, alla fine l'italiano, alla fine è una persona di fiducia, che dà fiducia così l'italiano, ma a un certo punto smette di dare fiducia. Questa cosa qui mi fa ricordare un pochettino un avvenimento abbastanza recente di qualche anno fa, dove c'era un'immunità di gregge del 60%, se lo raggiungiamo siamo a posto. Ah no, è il 70%, ah no, è l'80%. Hanno al 90, hanno al 95, non è mai cambiato una mazza, e via via dicendo altre robe che, vabbè, non usciamo troppo fuori dal commento. Sono certo che chi vedrà questo video penso che sia una gente intelligente che la pensi come me. E poi qui sono appuntato anche tutte le varie bagianate su quell'evento, ma ora trascendiamo dall'argomento principale. Ma non so se vi ricordate quando si parlava di questo virus, ci facciamo vedere i telegiornali, che sono la grande fonte di informazione primaria e ufficiale, che dicono sempre la verità. So che vi ricordate che c'erano, facciamo vedere i cinesi per strada, che a un certo punto cadevano per terra immobilizzati, e noi dicevamo: porca vacca, se sto virus arriva qui facciamo la stessa fine. E invece quel virus non funziona in quel modo. Ma andiamo avanti.